Che sono più di 100? Noi ci siamo fermati a 12 e sono più di 100? E chi è che ci dice se fanno meno male, più male o male uguale? I 5 Stelle in Procura a Vicenza denunciano la presenza nell'ambiente di una grande varietà di composti perfluoroacrilici che non vengono monitorati con gli attuali controlli. Sono tutti analisi delle acque uscite dal depuratore, anche prima del depuratore e altri dati. Ecco. Le conseguenze non sono al momento definibili con precisione, ma vanno comunque presi adeguati provvedimenti. Ecco quindi che dopo gli esposti i carabinieri del NOE e oggi la Procura. Presentiamo una richiesta in regione, una mozione, dove chiediamo che vengano analizzati tutti, sia nel sangue che nell'acqua che negli animali. Destano sicuramente preoccupazione perché hanno la stessa formulazione chimica dei PFAS che hanno contaminato le nostre acque. Quindi questo è un ulteriore elemento di cui non eravamo a conoscenza. E proprio in regione anche il PD oggi ha voluto denunciare la gravità della situazione e la scarsa efficacia delle azioni fin qui adottate. Quello che stiamo dicendo è un allarme rosso, nel senso che non vediamo nessuna volontà vera di procedere così come si sarebbe dovuto fare da tempo per risolvere un problema sanitario gravissimo, un problema ambientale altrettanto grave. La priorità naturalmente sono le nuove fonti di approvvigionamento per quanto riguarda il nostro sistema acquedottistico. Noi cittadini della zona rossa siamo chiaramente preoccupati. Chiediamo e facciamo tutte le attività legali possibili, anche una causa civile, per chiedere i danni e farsi dare i soldi dal privato che ha creato il problema.